Hey, ciao, ciao Monica, ciao Vittoria, ciao a tutti, aspettiamo che arrivi, ciao Chiara, ciao, ciao Monica, ciao Vittoria, abbiamo anche il gatto, aspettate, il gatto intrusi. Ciao Melissa, ecco Marta. Allora, eccoci. Ciao. Ciao, come va? Stasera sono in compagnia, vedi? Tu? No, i miei non ci sono, stranamente. Ciao. Eccola, lei è Cocò. Ciao Cocò. Bene, questa sera iniziamo i festeggiamenti di Halloween. Con una bella filastrochina. Viola. Dai. Halloween. Carina. Questo è il massimo che posso fare. Adesso vedrai che cosa ho fatto io invece. Anche io ho preparato una cosetta. Eccole tutte le mie ragazze che stanno arrivando. Guardale, guardale. Ciao. Ok. Vedo che anche tu hai un ospite dall'altra stanza. Cioè. Vediamo se arriva anche Nick. Elena, ciao. Hello Joy. Ciao Elena. Ciao. Bene. Allora, voltiamo le telecamere e andiamo? Sì. Bon. Andiamo. Stasera penna in vetro. Eccolo. Allora. Scusate, gatto permettendo. Faccio. Ok. Hai affilato gli artigli, gli strumenti. Più o meno. Ma tanto io ne ho uno solo, lo sai, eh? Allora, troviamo un equilibrio. Io e te, felino. No, ha già da ridire, vedi? Sì, infatti. intanto mi sono persa. Allora, intanto vogliamo sapere in quanti scrivono con noi questa sera, dai. No, no, no. Ehi, aspettate qua. Allora, Marta ce n'ha una penna in vetro che a me piace tantissimo, quella del cappuccio. Ecco, ne ho due col cappuccio. Dai. Sì. Ah. Io mi ricordavo solo quelle verde menta. Ne ho due? No. Ti dirò che però mi trovo meglio con questa qua rosa. Dai. Prese insieme? Prese, no, separatamente. Però... Quindi sostanzialmente... non lo stesso produttore, voglio dire. No, non lo stesso produttore. Ok. Hanno entrambe il cappuccio, però questa qua rosa e viola. Ha il cappuccio che si avvita dietro. Ok. Quindi diventa un prolungamento. È leggermente più corta quando è chiusa, però poi avvitando il cappuccio diventa più lunga. Allora, c'è una ragazza che chiede, pensate ci sia un modo per togliere i commenti? Grazie. Allora, non si tolgono completamente i commenti, però li potete minimizzare pigiando, toccando una volta sullo schermo. E vi si abbassano, praticamente ne vedete uno solo in fondo. Esatto, sì. Sì, e invece i commenti si perdono completamente nella registrazione, cioè quando noi registriamo l'IGTV, voi non vedete più i commenti, ma sentite solamente noi parlare. È vero. Quindi, sì, Cristina, pronta ma non con la penna in vetro, non sono riuscita a preparare l'inchiostro, va bene, uguale. Però sai che si possono... usare gli inchiostri, ciao Samantha, gli inchiostri delle penne stilografiche. Io questa sera mi sono preparata una cosetta, ve la faccio vedere? Certo. Ta-ta! Wow, wow, cosa hai preparato? Che pozione magica hai preparato? E questo un pochetto più scuro, adesso ti dico come li ho fatti. Allora, uso sempre una base
di tempera bianca e poi ci aggiungo l'inchiostro stilografico, le mie studentesse lo sanno. Questo qui è, voi lo vedete molto brillante, ma credo sia per colpa della telecamera, insomma, di Instagram. Questo qui è fatto con gli inchiostri Hamburg, che trovate su, credo, Etsy, non mi ricordo più dove hanno il negozio. Sì, ok, ed è un arancione, usato pure un arancione che asciuga molto, vi faccio vedere, molto scuro. Eccolo qua. Questo qui è il puro della Hamburg. E invece poi io ci ho messo, l'ho messo dentro la tempera bianca in modo da farlo... Questo qui era un pochino più chiaro, poi l'ho fatto un po' più scuro e viene questo bel arancione chiaro, mentre questo qui è il Sumi Vermilion, sempre con una base di un pochino di tempera bianca dentro, perché non mi piace usarlo puro. Quindi sono tutta colore Halloween questa sera. Ah sì, anche io ho preparato un po' di pozioncine. vedere, dai, spiega. No, semplicemente sono... Allora, a me con la penna in vetro piace usare tutti quegli inchiostri, quei campioncini, quei barattolini che magari non uso spesso perché sono un po' scomodi da utilizzare. Sì. E quindi ho preso tutti i flaconcini dei toni del marrone, dell'arancio e del seppia e più il viola. Fantastico. Che ci sta sempre bene. E stasera intingo direttamente in questi flacconcini e vediamo cosa esce. Benissimo, vai. Allora, la filastrocca di stasera l'abbiamo pubblicata sulle stories. Se non ve la siete salvata, eccetera, tanto la vedete. È questa qui, lì. È super corta, è facile, quindi la vedete poi da noi. Perfetto. Roberta dice che purtroppo non può seguirci perché è il corso di acquarello. Roberta, sì, è una mia studentessa di Copperplate Monolinea, sì. È stata comunque carina per salutare. No, ma loro sono pazzesche, fanno una marea di corsi e sono brave a fare tutto. Guarda, le invidio tanto. Le invidio veramente tanto. Allora, fammi vedere la tua penna in vetro. Sì, parliamo delle penne in vetro che si rompono, dai. Sì, io ne ho una, questa è rotta. Questa è rotta, però sul lato scrive lo stesso, quindi mi piace perché fa un tratto molto sottile, quindi la userò lo stesso. Sì, però questa sono molto delicate, bisogna dirlo che sono molto molto delicate. Queste che hanno la punta cipolla? Sì, io le ho solo con la punta cipolla, adesso sto cercando una con la punta come la tua. E per vedere appunto la differenza, così le ho provate entrambe. Ma ti dirò una cosa, io la mia l'ho anche passata con la carta vetrata finissima sulla punta e non si è proprio mossa di un centimetro, funziona perfettamente. Uso quelle lime da unghie, quelle super sottili, no? Sì. E quelle lì vanno benone sia per togliere le imperfezioni sulla punta dei pennini a punta fine che questo qua. Sì. Ciao Sara! Guardale. Ok, vai. Allora. Andiamo, però prima aspetta che cerco... Oddio, che ho fatto? Oh, non ho fatto niente di... Cerco di mettermi il telefono un po' meno in mezzo ai piedi perché l'altra settimana ho veramente fatto fatica. Allora, la filastroca di... senza fare danni, perché io di solito qualche macchia con la penna in vetro lo faccio. Ah sì, io mi sono sporcata tutte le mani semplicemente a preparare gli inchiostri. Ecco. Allora. Un grande classico per quanto mi riguarda. Un po' di riscaldamento prima, eh? Vero? Sì. Sì, ma anch'io vedi che a mani sporche sono d'inchiostro, sono messa bene. Io mi faccio una serie delle solite NU. Seguo anche io. Solo che c'ho stranamente.
Come faccio a togliere quest'ombra malefica? Aspetta. Addio. Devo spostare una lampadella. Allora, bene. Ok. E se lo sposto di qua forse si vede meglio? Dovrebbe. Delle volte mi viene da ridere perché, ecco, scusate che c'è il gatto che transita in continuazione. Uno vede solamente le cose nella parte dello schermo che riprende, no? Ma in realtà intorno c'è un gran casino. Luci, lampade, cose. Vero, il dietro le quinte. La senti? Sta bevendo? Sì. Allora io praticamente cambio l'acqua della pulizia dei miei pennini, pennelli, eccetera, ogni 15 minuti. Perché lei ha il vizio di venire a bere sulla scrivania. Riconosco il suono. C'hanno quel lecchino. Sì. Vabbè. L'inclinazione a occhio, sì. Sì, a occhio. No, in realtà, boh, io scrivo molto inclinato. Aspetta, stasera faccio la brava e scrivo... Dopo ti faccio vedere... il libro che mi sono presa, il manualetto che mi sono presa di Hoang, di Italico. Lui fa un italico con il pennino a punta tronca molto piccolo, che è una cosa da perdere la testa. Te lo faccio vedere, tra l'altro è fichissimo, vorrei che tutti i manuali fossero fatti così. È praticamente formato cartolina con la spirale. Ah, tu te lo metti in borsa e entra proprio in una pochette, una cosa... Tipo quello della Speedball, non so se è presente. Brava, brava, brava. Comodissimi. Super comodo, te lo porti ovunque, te lo tieni davanti al foglio di pratica quando studi. È veramente una figata pazzesca. Ma forse non si può dire figata in diretta. Sì, ormai l'abbiamo detto. So. Metteremo un beep se ce la facciamo. Comunque, siete riusciti a stamparvi l'esemplare che avevamo messo nel link la settimana scorsa? C'era stato un problema con l'apertura del link. Nel momento in cui si selezionava il collegamento non c'era, dava errore, Ah. come era anche capitato, però Ma sai che è super vecchio quel PDF, è un può sacco essere di che fosse anni. magari non aggiornato, però sono riuscita a darlo a tutte le persone Lo cercavano. che lo Ah, ok. cercavano. Sì, semplicemente l'immagine di quello che abbiamo fatto vedere nel video. Però è una cosa, è un file che è molto semplice, che però credo che aiuterà tanto le persone che iniziano un po' a muovere i primi passi in queste forme. Direi di sì, direi di sì. Quindi. Guardate, c'è una bomba di calligrafa in linea, Valentina Rota. Ah, Se sì. non la conoscete, seguitela. Ciao Valentina. Ciao, ciao. La scocciatura di questa cosa rispetto alla penna stilografica, almeno a me, è che perdo la fluidità perché devo continuare a stare attenta alla goccia, alle cose, eccetera, però mi piace il fatto che puoi cambiare colore, no? Quindi alla fine è bello anche quello.
Tu fai ancora tutto. Io non so perché, ma mi vengono proprio attaccate le lettere, non riesco a farle più forte di me. No, io inizio sempre slegate, mi aiuta a focalizzare un po' la forma. Poi dopo passo alla legatura e in un modo un pochettino più graduale, però ho già scritto un bigliettino, l'ho scritto tutto in italico in monolinea. Dai, Sì. parte. È bella, bella. Dovevo vedermi con un'amica con la Manuela di Filovagando. Ah. Ma Sì, però dimmi che è appunto uscita dalla quarantena finalmente. sì, Oh, meno male. se non è uscita, uscirà proprio fra pochi un giorno, domani o dopodomani. Dovevamo vederci, ma con la sua situazione, poi con la situazione che si sta un po' creando. E risulterà un po' problematico, allora dovevo farle avere alcune cose, le ho fatto una busta e le ho scritto un bigliettino tutto in Carino. monolinea, così ho colto l'occasione per fare un Giusto, un po' di po' di. riscaldamento per stasera. Certo, è certo. Che dici? Cominciamo la nostra filastroca? Andiamo? Vai, andiamo. Andiamo. Con Halloween. Festeggerà Halloween. Tu sei Tutto in minuscolo. sì. Tu sei una pro Halloween o io non ho mai festeggiato particolarmente. Nemmeno io. Non Sono sono un amante delle zucche ornamentali, ma non brava, esatto, più mi per un piace di più. discorso autunnale, di colori autunnali, ecco. Esatto. Questa però la faccio con la punta più sottile. Ho dovuto limare un pochino la punta della penna in vetro perché c'erano delle scanalature che sembravano come rovinate. E devo comunque continuare a girarla mano a mano che finisco l'inchiostro nelle varie scanalature perché altrimenti perdo, non scende più Non hai il niente, flusso di inchiostro. no? Ma sono talmente delicati queste penne. Sono tanto belle quanto delicate. No, però sono divertenti, dai. Permettono di giocare tanto con i colori. Ma proprio tanto. Ed è un altro strumento monolinea che per chi inizia ed è, diciamo, alle prime armi, toglie di mezzo la difficoltà di imparare a controllare il pennino, no? Quindi ti concentri davvero, come abbiamo detto le altre volte, sulle forme delle lettere, la struttura, la spaziatura, impari proprio la base dell'alfabeto per bene. Esatto. E poi, insomma, imparare anche se fosse, che ne so, una struttura. Un alfabeto che riesco a usare anche nella mia scrittura quotidiana. Beh, La perché no? lista della spesa, il diario.
Sì, anche solo piccole cose. Sì, però... prendere delle note, fare... scrivere un biglietto di auguri. Vabbè, adesso andiamo verso la stagione per antonomasia dei biglietti, no? Quindi, anzi, visto che con i vari lockdown in qualche modo sì, d'accordo, ci sono le videochiamate per farsi gli auguri, eccetera, però spero che le persone prenderanno di più in mano carta e penna per scrivere due righe, no? Ma io me lo auguro. Non so. Spero che siano incentivati da questo, da questa situazione. Invece di mandare sti maledetti messaggi a sul scrivere telefonino. Anche un piccolo pensiero, però il fatto di aver dedicato proprio 5 minuti per scrivere un pensiero per qualcuno Sì, è è una tanto più bellissima cosa, personale. sì. Sì. Facciamo un movimento per i biglietti di auguri. Sfondi una porta aperta. E io tutti gli anni li mando. E inizio a metà novembre a prepararli. Sì, poi coi tempi delle nostre poste. Bravissima, perché... Mi dispiace dirlo, ma lo dico lo stesso in diretta. Care Poste Italiane, migliorate i recapiti. Sì, un anno proprio sono arrivati, ma proprio tardi. Proprio a fine gennaio. vabbè. Vabbè. Allora, quando è cominciato il lockdown, mi sono collegata sul sito di Poste Italiane per comprare dei francobolli. Aspetta, che c'è gente che Promuoviamo il corsivo saluta. italiano. C'è Cristiano Ribanucci. Cristiano, che fine hai fatto? Mannaggia. Questo ce l'ho praticamente a 20 chilometri da casa, dietro l'angolo, non si fa mai sentire. Guarda. E sì, Elena, promuoviamo il corsivo italico. Come si chiama il manuale d'italico? Non è un vero e proprio manuale, Monica, è un PDF di Paul Shaw che è disponibile sul suo sito. Se vai sul profilo Instagram di Marta, è salvata la puntata delle chiacchiere monolinea di settimana scorsa. Io voglio cambiare inchiostro, scrivo sempre la stessa cosa, ma vi faccio vedere l'altro inchiostro. E ti dicevo, sul profilo Instagram di Marta c'è salvata la puntata della settimana scorsa. Nella descrizione abbiamo messo il link. Se Poi. tu dovessi avere problemi nell'apertura del link, scrivimi e vediamo di Sì, risolvere in qualche modo. esatto. È proprio super, super basico, no? Quella pagina di l'italico monolinea, quello nel suo scheletro minimo. Allora, fatemi prendere l'altro. Vediamo se riesco a farlo senza fare danni, perché... Allora, io ho... tantissimi colori della Hamburg e devo dire che mi piacciono un casino. Sono super pigmentati, belli, eccetera, però per come scrivo io sono tanto fluidi. Ok, anch'io Quindi ne ho diversi e anch'io come te mi trovo bene. Quindi tu per correggerli, li correggi o... no, eh sì, ci metto quando li devo usare, che li voglio usare, con la punta tronca non mi succede tanto, ma con la punta fine sì, devo aggiungere la gomma arabica, altrimenti... invece qua, vedi come scende giù. Fa proprio il tratto grosso perché l'inchiostro arriva immediatamente sulla carta. Sì, e questo è l'altro che avevi preparato? No, no, questo è quello puro. Ah, il puro, ok.
proprio intinto dalla boccetta. Sì, e sembra sì. più scuro, ovviamente. Inspessisce proprio... anche il tratto della tua penna. Sì. Invece, guarda, questo puro senza il controllo del, diciamo, solo scorrendo sui canali della, della penna in vetro. Ho caricato la penna stilografica sempre con il Dante della Hamburg puro, e guarda come cambia. Sì. Qui, quando c'è il controllo del, del flusso. Però il colore è fantastico, mi piace da morire. Vero. Anch'io qui sto mischiando il loro Leonardo, bello. Il giallo, con un po' di Dante, più degli inchiostri che avevo io, sempre più o meno simili, molto abbastanza liquidi, abbastanza fluidi. Allora, io passo alla legatura. Vai. Vediamo se mi inquadro, perché adesso ho il telefono un po' in mezzo alle scatole. Ah. Stamattina ho provato a fare qualche ascendente tipo cancelleresca, buttato là. E non mi è dispiaciuto per niente. Sempre cortini, non... Poi veramente uno si può sbizzarrire, ci sono talmente tante variazioni, piccole variazioni che uno può inserire. La cosa che non amo molto di questa penna qui è l'impugnatura troppo grossa in questo punto. Mi fa scivolare le dita verso il basso. Cioè, non la sento naturale. Per quello che mi piace molto la tua, che ha il fusto dritto, cilindrico, e queste che sono proprio a penna. Sì, perché mi sono più agevolano comode. Proprio l'impugnatura. Allora, Mafi 79. Io devo cercare di torno subito, devo cercare un caricatore. Sì, vai. Intanto io rispondo alle ragazze. Io non uso gli Ecoline, ma direi che una prova la farei, nel senso che la gomma arabica, anzi, se c'è qualcuno collegato che ha già fatto questa prova, magari la condivide, scrive nei commenti se ha fatto, come è andata, insomma, la prova. Però a rigor di logica dovrebbe funzionare, no? Perché no? Eccomi. E poi invece a Elena Canali. Sì, io sto usando Dante, mentre Marta, tu avevi fatto un misto, giusto? Dante, Leonardo. Io sto mischiando un po' Leonardo, Dante, però ho anche questi flaconcini non specificati, di Venezia, più o meno delle stesse tonalità. Sono inchiostri abbastanza fluidi, che però diciamo da stilografica o da punta sottile, però ecco, vanno leggermente addensati.
Mi piace sentire tutti i rumori dei boccetti. Perché tra l'altro con la punta di vetro è tutto molto più amplificato perché sbatte sconfitto Sì. nel Qualcuno baraccone. chiedeva Veronica Vignoli, consigli per una penna in vetro per chi non l'ha mai usata. Che cosa intendi? Come usarla? Oppure nel senso che vedi, l'utilizzo è veramente banalissimo, no? Cioè è in tinzione nel tuo inchiostro o nella tempera che hai preparato. Ma Sì, l'inchiostro direi che va benone, che vanno l'utilizzo è benone. veramente semplicissimo, il più Sì, semplice in assoluto. esatto. Anche perché poi non avendo da gestire la pressione come sui pennini a punta fine, è come se fosse una bica alla fine, no? Tu hai la tua punta appoggiata alla carta e vai. Sì, solo che l'effetto è più quello di una stilografica perché appunto ha un inchiostro molto Sì, più liquido esatto. rispetto a una penna, no, a sfera. Quindi Sì, è un po' un mix di cose, uno strumento che è un po' un allora, insieme di io cose o di strumenti. cambio e vado su questo, voi non lo vedete ancora, un viola molto intenso. Questo qui adesso vi dico che cosa gli ho fatto, perché poi io sono come gli smanettoni del computer, io faccio qualsiasi prova possibile e immaginabile. Melissa dice, no, scusa, non è Melissa, Multinoe, Noemi. Noemi, Ciao Noemi. ok. Io la uso anche con gli acquerelli. Io non l'ho mai usata, ma effettivamente. Proveremo. Perché no? Perché Anche no? io non l'ho mai usata con gli acquerelli, ma proverò sicuramente. Allora, adesso vi faccio vedere che quando io rimango senza la gomma arabica, uso il miele. Si può usare anche il miele con parsimonia, mi Eccola, l'ho raccomando. persa del tutto. Che cosa? La punta di questa penna mi ha abbandonato anche l'altra metà che era Ma rimasta fuori. dai. Tenterò di recuperarla. Tenterò di recuperarla. Ma a questo punto veramente. Questa era quella già rotta, però. Era quella già Ma rotta, ti è quindi. caduta, Marta? Mi era caduta, sì. Ah, ecco. Vabbè, Sì. ma passala con la lima delle unghie. Sì, infatti tenterò di recuperarla con la lima, vediamo Gli di. rifai la punta. Vediamo se riesco. Vabbè. La manderemo all'ospedale a fare un po' di riabilitazione. Qui è decisamente troppo grosso, però io posso fare una cosa, cioè ingrandisco il mio corpo lettera, così ti frego, cara penna. Ma questo qui spande un pochino. Non è proprio male. Melissa sta usando gli Ecolina, ma si allarga un po'. Dipende anche dalla carta. Sì. Ma poi io vedo che. Dipende anche dalla carta, perché a volte c'è carta più che tiene di più e altra un pochino più che reagisce un po' peggio.
Da me dipende anche, adesso non so, dipende anche se c'è umidità, nel senso la stessa carta in giorni in cui è piovuto, rimane tanta umidità nell'aria, non c'è proprio modo di usarla. Stessa carta, stessa materi stessi materiali proprio anche a livello di inchiostri. Devo solo aspettare che si asciughi l'aria. Sono tante le variabili quando si ha a che fare con più elementi, la carta, l'inchiostro, la punta, l'umidità. Sono tutte cose comunque giustamente da tenere in considerazione. Mi fa molto strano scrivere grosso, però con questo inchiostro che lascia un segno troppo. Effettivamente ti fa vedere davvero tanto di più tutte le imperfezioni. Quando scrivi piccolo puoi. Sì, rendi giustizia all'inchiostro, è vero. Se vi faccio usare un corpo lettera più alto con la penna in vetro, si rende giustizia all'inchiostro. Sì. Devo ammettere però che adesso poi passo, ritorno a scrivere normale, se no cambio penna. Quando ho visto il Dante caricato nella penna stilografica, ah, gli occhi a cuoricino. Perché in effetti basta che controlli un pochino di più, no? La discesa dell'inchiostro rispetto alla penna in vetro e ti esce una tonalità. Poi questi inchiostri qua, col fatto che sono tanto pigmentati, ne basta davvero pochissimo per lasciare il tratto. Ups. Vero. Oh, siamo già a 40 minuti di diretta. Allora, intanto che tu Aspetta. finisci, io volevo farvi vedere quel librino di cui vi parlavo Sì, prima. così prendiamo nota. Sì. Sono quelle cose. Io ho fatto un paio di corsi con Hoang che seguo da quando lui ha iniziato a studiare. E devo dire che il suo italico mi è sempre molto piaciuto. E appena c'è stata la possibilità di ordinare il libro, l'ho fatto. Non mi aspettavo che arrivasse in questo formato e lo adoro. Adesso allontano appena appena il telefono, così dovrei avere un pochino più di visuale. Aspettate, perché qua tra telefoni, le lampade, tutto che si incrocia, vabbè, proviamoci. Allora, per darti un'idea, Eccolo vedete qua, sì, l'avevo com'è visto. piccolino? Cioè, la mia Sì. penna Anch'io stilografica è questa, quindi non se lo pensavo che metti, avesse quel formato in realtà. guardate, è un po' meno di una 4. Perché se ci metto sopra un foglio A4, il foglio del quadernone è un pochino meno largo come un A4, ma un pochino più bassino. E vi faccio vedere, vabbè, c'ha tutte le spiegazioni, il ductus, tutte le cose.
E poi alla fine ci sono i suoi pezzi, ce n'è uno che mi piace da morire, il suo italico, quello che fa, ve lo voglio far vedere perché è davvero... Vediamo se lo trovo velocemente. Sì, un esempio è questo qua. Anche se è un po'... a me piace tanto. Bello. È proprio tanto pulito, è un pochino squadrato rispetto all'italico, perché vedi i piedi delle lettere, sì, che sono un pochino più squadrati, però mi piace veramente tanto. E credo ci sia questo stesso pezzo in una fotografia presa dall'alto, se non ricordo male. Vediamo un po'. Eccolo, eccolo qua. Qui lo vedi proprio tanto bene. Guarda com'è pulito. A me piace tanto. E se lo guardate, anche qui si vede molto bene. Aspetta che... Quando fate l'italico con un pen... Ovviamente qui lui sta stravolgendo le regole dell'italico, no? Che è... ha il corpo lettera che è 5 altezze del pennino. Ha variato un po' ha variato la proporzione. Ha variato tanto, perché se tu guardi la larghezza del pennino, qui ce ne saranno, non so, 12 di misure di pennino, no? Però ti dà l'idea di come puoi eseguire lo stesso stile dandogli un carattere diverso con lo stesso strumento. E alla fine è quello che facciamo noi quando usiamo gli strumenti monolinea, no? Cioè manteniamo... La struttura delle lettere, dello stile, e cambiamo lo strumento, quindi gli diamo un feeling completamente diverso. A me piace tanto fatto così. Bello, sì, molto. Sì. Quindi se vi capita, insomma, questo direi che è uno dei manuali su cui potete investire, perché è davvero fatto bene. Bene. Patrizia, ciao! Ciao, ciao Liala. Bene. Bene, dai. Mi fai vedere i tuoi colori, che non li ho visti per niente. Sono stata a scrivere anch'io e invece adesso voglio vedere tutto quello che hai provato, dai. Allora. Dammi un secondo che chiudo, se no faccio dei danni. Brava. Salvate la diretta. È certo che la salviamo. Questo... Allora, questo è il campioncino di Leonardo di Hamburg. Ok. All'inizio, quel giallo. Sì. Poi intingevo, quindi la penna era contaminata già dal giallo, intingevo in altri barattolini, però sono il Dante, quello che hai usato anche tu. Ok, quello più arancione. Mm-hmm. Esatto. Poi ho usato il Caravaggio, che è il marrone. Marrone, sì. Leggermente più scuro. E poi, più o meno della stessa tonalità, questi, che sono dei flaconcini che non so da quanti anni ho, e non ho, e uso solamente con la penna di vetro, perché sono proprio comodi per l'intenzione. E ho usato anche qui l'arancio, il marrone e il rosso. Perfetto. Eccoli qua. Tutti colori autunnali e di Halloween, dai. Sì, sì. No, poi si possono fare un sacco di cose carine. Quindi tutti a fare scritte di Halloween. Dai, questa settimana ce lo concediamo. Poi però bisogna buttarsi a capofitto. A capofitto nel Natale, altrimenti arriviamo tutte lunghissime. Aiuto, sì, è vero. Mamma mia, io già... Senti Marta, ci giriamo le telecamere e ci salutiamo? Ci salutiamo, salutiamo di dai. Tutti. Sì. Ok, aspetta che tolgo i cavi, altrimenti anche io faccio un casino. Eccola! Allora. Bene, allora vogliamo vedere il risultato... vogliamo vedere come questa settimana, come scrivete questa filastrocca, dai. E poi vogliamo vedere le vostre penne di vetro.
oppure sì, o la filastrocca, oppure qualcosa di Halloween, insomma, vabbè, vedete voi quello che vi pare. Esatto, date sfogo alla fantasia. Bene, allora, okay. Io stasera intanto salvo la diretta, ma non mi chiedete di mettere tutti i link e gli account, lo faccio domani mattina con la testa un pochino più riposata, quindi editerò la descrizione poi e la troverete da domani mattina. E la settimana prossima invece parte Marta. Sì. Martedì. Vediamo che cosa possiamo fare. Magari la settimana prossima, visto che questa settimana abbiamo comunque usato uno strumento, ne abbiamo parlato degli inchiostri, eccetera. La settimana prossima invece parliamo un pochino proprio delle lettere, no? Perché non ne abbiamo parlato per niente. Invece sì, iniziamo ad addentrarci un pochino di più nel tecnico. Bene. Ok. Niente, grazie. Che dire, grazie a tutti, intanto stanno arrivando tutti, grazie, sì, ciao, sì. I cuori, grazie dei cuori! Grazie a tutte, grazie, bellissime, bravissime. Okay. Grazie a voi per essere stati con noi ancora. Ciao! Ciao Cecilia, ciao a tutte! Ciao Marta, ciao! Ciao!